Damiano Carrara, il nuovo giudice di Bake Off Italia. Innanzitutto, come è partita questa collaborazione? Tu sei, cioè, tu vieni dagli Stati Uniti, sì, da un percorso tutt'altro che italiano. Sì, è una cosa un po' differente dal normale, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, perché io, per me, io e l'Italia siamo amici, cioè per me l'Italia è il paese più bello al mondo, però non mi sarei mai aspettato di tornare in Italia e fare quello che faccio in America anche in Italia. È successo, io non lo so se è caso, destino, se esiste, non lo so. Mi è stata fatta una mail, mi è arrivata una mail, mi hanno fatto una proposta, ho fatto un provino e mi hanno preso. Okay. As simple as that. Molto semplice. Molto semplice. Qui a Bake Off Italia sei un giudice, però in passato sei stato anche concorrente. Sì. Sempre negli Stati Uniti per vari show molto di Food Network. Sì, molto Network. Questo cambio da concorrente a giudice, tu hai fatto anche sempre il giudice a Food Network, però adesso farlo in Italia è un po' una cosa diversa, immagino. No. La pasticceria non è proprio identica fra quella degli Stati Uniti. Le tecniche sono le stesse. Ok. La pasticceria è una pasticceria internazionale, quindi non è che cambia tanto. Cosa cambia è che in Italia saremmo veramente bravi a fare un'infusione di sapori e di seguire tecniche e fare dolci moderni fatti come si deve. Il problema è che in Italia ci vogliamo americanizzare. Ah, e questo è quel che porta a queste torte americane con alte, e i nostri italiani secondo me sono un po' negati su quello. Ok. Magari riescono a fare il gusto giusto, però poi a livello di l'estetica è veramente qualcosa di inguardabile. Purtroppo che devi fare, glielo devi dire. Va bene. A proposito di pasticceria USA, su Real Time, una delle serie più amate, il boss delle torte, Cake Boss, Vali Valastro. L'hai mai incontrato? Sì, com'è andato questo incontro? Vali è una persona, secondo me, umilissima. Ormai lo conosco da un annetto a questa parte. Bravissima persona. Appena mandato le condoglianze, purtroppo è morta la sua mamma. Io la conosco bene. Cioè, lo stesso numero cellulare, ci si sente, e è un grande, è bravissimo. Era il presentatore di uno degli show che ho fatto, ha fatto la prima stagione e la seconda l'hanno fatto fuori, ma perché contratti, niente. Vabbè. Di che. Qui a Bake Off Italia hai fatto il giudice, e come sono andati i concorrenti? Solitamente sono un po' scapestrati, quest'anno non è scapestrato. Un pochettino che non seguono le regole. Che fanno un po' le bizze, fanno un po'. Quest'anno secondo me tutti hanno seguito le regole, però ascolta, io non so quello che succede dietro le quinte, so solo quello che succede quando siamo sul set. Okay. Quello che vedo, non sono scapestrati, sono tutti amici e sono veramente un gruppo di persone che le lega, tutti con una passione, e secondo me ispirano tanto, perché mi ci rivedo un po' dentro, no? Ovviamente. Queste persone che lasciano un po' tutto, mettono in gioco la loro vita per migliorarsi e per trovare qualcosa e fare qualcosa e dimostrare a loro stessi e anche agli altri che niente è perduto e che se uno lotta e uno prova, prima o poi riesce a raggiungere i risultati. Il dolce preferito di Ernst Knam è la foresta nera, sì, mentre quello di Clelia sono le Madeleine. Il tuo qual è? Non c'è. Non hai una preferenza? No. Sarebbe sbagliato, secondo me, è sciocco dire che ho un dolce favorito, non ce l'ho. Beh, però Ernst Knam ce l'ha. Eh? Perché è sbagliato dire? Perché secondo me non c'è. Il suo cavallo di battaglia è diverso da... Ok. No, vabbè, suo lui ha definito proprio il suo dolce preferito. Okay. Io preferisco rimanere sul barbo. Cioè, se ti devo dire un dolce così, a occhio, torta della nonna. Ok. Semplice, pulita, buona la frolla, calda, il sapore della vaniglia e mi ricorda casa. E la mia infanzia. E invece com'è andata con i VIP? Perché ci sono due puntate della versione VIP. Vabbè. Benissimo, bene. Loro non è che erano dei grandi pasticceri, è stato divertente. Importa. Mi ricordo cosa, come si chiama? Filippi? Chi? Filippi? Ah, Tosca, ok, Tosca d'Aquino. Ok. Sì, lei. Va bene. Lei è brava. Tosca è stata bravina, se non mi sbaglio. Poi c'era? C'era una che era rabbiatissima perché l'avevo detto che avevo scartato i biglietti. Chi era questa? Non me lo ricordo. Va bene, va bene. Forse non si è aggiornato sui VIP italiani. È no, giusto così. No, è giusto così. È giusto così. Un'ultima domanda al volo. Posso chiederti perché ti sei tatuato un 2 di picche sul polso? Un
numero favorito che ho a Vegas, sono arrivato quarto a un torneo di Vegas. Ok, e perché proprio il 2 di picche nonostante il numero sia al 4? Ho giocato il 2 di picche bluffando, okay. E mi ha portato fortuna. Ci vediamo a settembre su Real Time, canale 31, Bake Off Italia. Ciao.